Il prossimo! Un cono gelato, per favore. Quali gusti, nonno? Beh, la vaniglia mi rende stitico, i sapori alla frutta mi rimangono sullo stomaco. Facci passare, vecchio bacucco. Siamo giovani e molto impazienti. Se solo avessi 50 anni di meno vi darei una bella... Per tutti i nomi! Vediamo se riderete poppanti quando vedrete cosa sono in grado di fare. Per tutti i nomi me la sono fatta addosso. Il covo di Nightmaster, se riuscissi ad entrare, potrei usare le sue armi per creare scompiglio. Kragler, sei tu? Più giovane e impaziente al momento. Dimmi cosa devo fare per ottenere l'accesso. Primo, devi essere proprio malvagio. Non si è mai vecchi per imparare. Ripeto, al momento. Secondo, devi battere quei due. Ah, perdenci bacco! Non dovresti parlare come un giovane! Io sto parlando come un giovane e vi mostrerò quanto sono giovane nei prossimi due fotogrammi! Amico, vuoi morire così giovane? Tornado! Vuoi considerarti sottomesso? Perché ti ho messo sottoterra? Smettila! È quello che dovrei fare io a te! Con la scusa di Kragler avete evitato i vostri compiti! Dovevo pur fare qualcosa per evitarli e il campo da minigolf era chiuso! Oh, grazie, Yin, dimenticavo! No! Oh, eccola! Occhio! Si dice arriva! Sono solo dettagli. Molto divertente. No, davvero. Fate i vostri compiti. Guinzagli per bambini. Se vi comportate come dei lattanti, vi tratto come dei lattanti. Portazione. Dunque, il vecchio Yo non riesce ad addomesticare quei piccoli conigliacci ribelli. Mi ha fatto venire una divertente idea per potermi vendicare. Tutti i nomi! Aspetta, io stavo per fare qualcosa! Sì, ma che cosa stavo per fare? Idiota, adesso che hai reso io giovane per distrarre Yin e Yang, concentrati sul diventare più malvagio! Giusto! Sai, Yang, non c'era bisogno di esplorare la latrina per pulirla! Tu pulisci a modo tuo, io a modo mio! Ora pensiamo a... Ah, un cucciolo di panda! Che strano, puzza di calzino vecchio come Master Yo. Lo stesso vale per il suo alito. Ma come è accaduto? Che cosa importa? Adesso che non sei più anziano, non devo più mostrarti rispetto, piccolo pivello in... Maglia del potere! Ah! Ecco come si ottiene facilmente l'uvetta. E ora diventerò malvagio! Quello stupido bebè Yo mi ha spedito fin nel Roshokistan. Ah! Un cappello da cowboy! Certo che ne è valsa la pena! Non ha un aspetto ridicolo! Adesso ha un aspetto ridicolo! Vai con le foto ricattatorie! Affami! Cammadelle! Cammadelle! Attimo, Yon-Wan Kenobi, secondo le pergamene Vuku. Oh! Wow, basta citarle e appaiono. I bambini devono rispettare i grandi. E lo spazzolone, usalo, te lo farò indossare. Yang. Che c'è? Come un cappello. Lo buttiamo, eh? Oh, potrei abituarmici. Sono l'elfo Schmelfman con una notizia flash. La città è nelle grinfie di una malvagia creatura dall'aspetto giovane ma dal vocabolario arretrato. Arretrato? Manigoldo, adesso ti... Per tutti i numi! Aspetta un attimo! Forse ho ideato un piano adatto alla situazione! E già! Lady allo studio! Danny! Che programma inutile! Era il notiziario! Kragler è tornato! Il giovane Kragler è quello minaccioso! Allora cosa ci fai qui nel dojo con le mani in mano? Dobbiamo pensare prima a lui!
Quella è la riserva di Master Yo! Ehi, molla l'osso! Cioccolato! Ne volevo solo un pezzettino! Calmati, Yo-Yo! Lo so che lo zucchero ti sta agitando, ma Master Yangi lo fa soltanto per il tuo bene! Pompatocciare! 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 A 3 anni riesce già a fuportare! Non a caso è diventato maestro Wufu! Chissà cos'altro è in grado di fare! Wufu! Wow! Oh-oh! Dovevi proprio chiederlo! Ero solo curioso! I miei atti calamitosi mi rendono più forte al momento. Galoppo, cavalluccio, forza! Muoviti, stupido cavalluccio! Buffo, saetta! Wow, se da piccola è così potente, da grande dovremmo mostrargli più rispetto. Devo fare la pupo! No, non su di me, piccoletto! La pupazione! Oddio, quando mi succede? Io ti amo! 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 Lui non ti ama più! Lo sapevo! Amico Batacchio, dimmi come sto andando! Se compirai qualche altro atto malvagio, potrai chiudere un occhio quando cercherai di varcare il portone! Ah, sì! L'oscurità scorre in ogni fibra del mio corpo! E ho potuto pronunciare la parola fibra senza far riferimento al mio colon! Ha giunto! Il momento! Al momento! Chicchirichicchio! Mai uscire, mai uscire, mai uscire! No! Porca paletta, Little Yo! Calmati adesso! Scattatelo! Aspetta! Con la forza non funziona, corrompendolo neanche. Abbiamo provato tutto tranne dirgli questo. È evidente che sei un bambino eccezionale e ci dispiace non trattarti con il rispetto dovuto a un adulto. Davvero? Davvero! E ci devi aiutare a fermare Cackler. Voglio dire, Kragler! Vuoi? L'hai distratto con la falsità, Yang? Che? No, ero sincero! Sì, certo! Forza tu, muoviti! Pensa a Kragler! Con questo, la mia sincerità è finita! Sono tornato per il mio rendiconto! Ho tormentato i giovani, maltrattato i deboli, ho preso a calci un giornalista ficcanaso e ho spaccato in due una creatura di legno! Come? Non è abbastanza? Sembrerebbe di no, desolato! Io voglio entrare! Oh, senti, controllati, ti comporti come un bambino. Quindi combattiamo il bambino col bambino. Yin, yang, yo-yo! Ancora, ancora! Facile come rubare le caramelle a un bambino. Ci sono! Guarda, Little Yo, è Kragler e ha delle caramelle in tasca. Caramelle, 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 caramelle! Caramelle! Ah, io non ho nemmeno le tasche! Le avrai quando avrà finito! Levatemelo di dosso! Levatemelo di dosso! Ah, gli devo restituire la sua età! La Yin Yang Yo-Yo Kragler volta! Per tutti! Lo zucchero e la sua crescita lo hanno sconvolto! Forza! Portiamolo a casa! Che? Ehi là, buongiorno, Master Yo! Abbiamo sconfitto Kragler, finito i nostri compiti e volevamo dirle che ci dispiace di essere stati poco rispettosi! Bene, bene, un po' di rispetto. Alla fine sembra che abbiate imparato la lezione. Ecco appunto.